In redazione abbiamo ospite con noi il sindaco di Alta Valtidone, Franco Albertini, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. E allora, dopo l'annullamento della precedente tappa a causa purtroppo il maltempo, prosegue il Valtidone Wine Fest 2024, proprio questa domenica, 15 settembre, farà tappa in Alta Valtidone, quindi c'è molta attesa per questo appuntamento, sindaco. Sì, certo, anche perché, come sapete, siamo arrivati alla 15ª edizione del Valtidone Wine Fest, che ormai è diventato, senza ombra di dubbio, col suo brand, tra le principali vetrine del nostro territorio. Quindi speriamo anche qui che non ci siano problematiche col tempo e sicuramente avremo una splendida giornata nel Borgo di Trevozzo, perché, come sapete, da quando abbiamo fatto la fusione del comune di Alta Valtidone, il Wine Fest è stato reso itinerante. Quest'anno saremo appunto a Trevozzo, nella parte bassa del comune. Diciamo che un po' l'atmosfera autunnale attesa nei prossimi giorni potrebbe aiutare, no, come cornice a questa manifestazione. Ma sicuramente sì, anche perché se non piove, sappiamo che cominciamo ad essere in settembre, così poi quando saremo anche con altre rassegne in ottobre, la gente è preparata, anzi in questi casi forse anche se c'è troppo caldo non va bene, quindi l'importante è che non ci sia la pioggia, poi per il resto sicuramente sarà una splendida giornata e una splendida manifestazione. Cosa vivremo a Trevozzo domenica? Come sapete, la nostra giornata è incentrata sui vini autoctoni e passiti. Avremo circa più di 20 cantine e aziende, e dalle 10.30 ci sarà l'inaugurazione e andremo avanti almeno fino alle 19, dove troveremo tutti gli stand di degustazione. Avremo anche eventi collaterali, ad esempio il laboratorio di pittura con il vino di Mauro Gentile, che sarà nella fascia dalle 15 alle 18, e ci sarà quest'anno un'esibizione di pigiatura dell'uva con i piedi, più o meno alle 16, oltre alla tradizionale, ormai caratteristica, degustazione guidata alle 17 con l'abbinamento di albini ai nostri prodotti tipici, cibi tipici. Sindaco, è una manifestazione che cresce di anno in anno, no? Giustamente diceva prima, arrivare a 15 anni non è una cosa da tutti. Nel Piacentino abbiamo delle eccellenze fantastiche, poi anche nella vostra zona, in particolare in questo caso, visto che parliamo appunto dell'Alta Valtidone che sarà protagonista domenica. Quanto è importante tramite queste manifestazioni proprio veicolare il messaggio anche oltre i nostri confini, no? Sì, certo, sicuramente è molto importante. Abbiamo visto che nel tempo, specialmente per quanto riguarda poi la Valtidone, abbiamo un bacino di utenza diretto con la famosa statale 412, con l'area milanese, che quindi ci dà la possibilità di avere una vetrina molto importante. Addirittura, io dico sempre, abbiamo una pubblicità in diretta sulla tangenziale ovest di Milano con l'uscita Valtidone. E per noi queste manifestazioni sono veramente, veramente molto importanti. E il successo di questo, oltre che per i prodotti che possiamo, diciamo, vantare sia dal punto di vista enogastronomico e anche per il nostro territorio, ovviamente, è stato determinato dalla capacità di far squadra, in questo caso tra i comuni promotori e anche tra i comuni stessi e i produttori. Oltretutto a questo si aggiunge una valida collaborazione, per quel che ci riguarda, ne abbiamo diverse con la fusione, diverse proloco e associazioni sul territorio che fanno sempre, hanno imparato a far squadra e, come si dice sempre, con la forza di aggregazione si va oltre, si ottengono ottimi risultati, tutti ovviamente per promuovere quello che è il nostro territorio. Dobbiamo anche soprattutto ringraziare gli sponsor che ormai da anni ci seguono, e in particolare le due cantine sociali di Vico Barone e di Borgonovo, e anche la banca di Piacenza, che è la banca del nostro territorio. Questo dunque è un bel finale, no? Quando si parla di fare squadra. Io la ringrazio per essere stato insieme a noi. Vorrei ricordare che ormai da tradizione il sabato, quindi il sabato prima, questo sabato in sostanza, dalle 20 ci sarà la tradizionale cena sapori al mulino Borgolentino, che è una cena su prenotazione
che, dove ci sarà la degustazione di cibi e prodotti del nostro territorio, accompagnato ovviamente dai tutti i nostri vini. Quindi questo una bella anteprima. È diventata anche questa una tradizione, è diventata un'anteprima, soprattutto poi perché si svolge in un splendido borgo. A proposito di eccellenze, no? Esatto. Grazie ancora, buon lavoro. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Ospite di Radio San Piacenza 24, il sindaco di Alta Valtidone, Franco Albertini.